Come ci eravamo lasciati, con il fiato in sospeso, e così il 2014 del Brescia si apre con l'attesa della notizia della cessione della società, se cessione effettivamente sarà. Sembra tutto approntato perché si verifichi il buon fine, il contratto c'è e a quanto filtra anche il gradimento della banca di riferimento del Brescia, UBI, che vedrebbe di buon occhio l'operazione tra Gino Corioni e MAPI Group, società di diritto sloveno fondata con appena 7.500 euro di capitale e dietro alla quale, quindi per forza di cose, si devono celare altri capitali. Gian Pietro Manenti, AD di MAPI, ha dichiarato pronti 40 milioni di euro. Le parole dei protagonisti inducono a pensare che manchi davvero poco a formalizzare la cessione ed un appuntamento ufficiale è per il 7 gennaio negli uffici di UbiBanca, giorno e luogo dove addirittura potrebbero essere apposte le firme sul preliminare che sarebbe propedeutico a decretare la fine di quasi un quarto di secolo di storia del Brescia. Ma già domani Corioni, Manenti e i rispettivi consulenti potrebbero incontrarsi nuovamente per discutere altri dettagli. O si fa subito, nel giro di un paio di settimane, entro fine mese al massimo, oppure non si fa più.